si è chiuso con un arrivederci a settembre 2019 al Festival Francescano domenica scorsa a Bologna. Sono state giornate all'insegna del messaggio di San Francesco: tu sei bellezza. Decine di migliaia le presenze da tutta Italia e centinaia i frati, le suore e i consacrati sulle orme del Poverello di Assisi che si sono incontrati nello scenario di Piazza Maggiore. Musica, canti, spettacoli, preghiere, mostre, conferenze, questo e molto altro il Festival Francescano che ha snocciolato quasi 200 eventi per grandi e bambini. Beh, la città ci mette a disposizione la piazza più bella che ha, è riempita da tante iniziative, da tanti incontri, da tanta gente, e questo è bellissimo poter essere qui. È bellissimo perché la piazza è sempre un luogo di incontro, di passaggio, e viverlo a Bologna in questo posto è certamente dà qualcosa di più al festival, sempre ogni anno e anche quest'anno. Un uomo, un essere umano può declinare la bellezza solamente a partire dall'esperienza che ha, e l'esperienza passa dalle cose belle per arrivare a Dio, dalle persone belle per arrivare a Dio, e quindi parla di Dio, ma parla dell'uomo, e parla di Dio perché può parlare dell'uomo, e parlando dell'uomo arriva a Dio. Ogni persona, ogni esperienza porta in sé e voglia raccontare qualcosa della bellezza che tutti cerchiamo e che alla fine ci racconta un po' del nostro desiderio di vita eterna o di eternità. Abbiamo visto che c'è molta recettività dello spirito francescano, dell'accoglienza per le diversità, l'impegno a costruire relazioni nuove. Noi vorremmo portare modestamente, umilmente, come è nello stile francescano, una parola di accoglienza per tutti. Se c'è un Dio, e noi crediamo che ci sia un Dio, è padre di tutti, proprio di tutti. E tutta la storia, l'esperienza di San Francesco ci aiuta a capire quello che davvero è bello, e per certi versi anche ad esserlo, perché tu sei bellezza ci fa anche diventare tutti più belli, perché poi bello è ciò che è amato. Bello per San Francesco diventa il lebbroso, straordinariamente bello, perché è amato, e lì c'è qualcosa che non trovava più nei vestiti bellissimi del padre, che non trovava nelle armature, che non trovava nel fare il cavaliere, la trovava invece nel vestirsi come un barbone, nello stare a chiedere i soldi, nel dipendere in tutto dagli altri. Credo che, insomma, se anche noi sappiamo cercare questa bellezza, vivremo meglio e aiuteremo anche tanti a scoprirla, quella che qualche volta appunto cerchiamo in quello che invece non ce la può dare. Promotore del grande evento che ha riempito il centro storico di Bologna da mercoledì a domenica, il Movimento Francescano dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con la Diocesi di Bologna e il Comune. Grandi studiosi e semplici famiglie si sono alternati nelle conferenze e nelle testimonianze dirette per declinare la bellezza che parla di Dio e dell'uomo. Cosa si aspetta ogni anno dal festival? Che la gente possa incontrare quest'anno, per esempio, la bellezza di Dio che passa attraverso le persone che si incontrano, il creato, e quindi l'esperienza che qualcuno faccia di Dio nella sua bellezza. Cercare davvero di trasmettere alle persone che passeranno da qui quanto di bello c'è nella vita di ciascuno e quanto di bello c'è nella vita di Francesco. Ha sicuramente un bel clima, senza usare un termine abusato, di fraternità. Io sono qui per dare una mano, sinceramente, con un gruppo di giovani postulanti di Landinara, cioè giovani che vogliono fare i frati, e veniamo a dare una mano per allestire un po' il tutto, quindi fare il nostro servizio in questi 3 giorni. Sono una simpatizzante francescana, pur non essendo una francescana, e frequento
conventi francescani, mi trovo molto bene, mi piace l'atmosfera di condivisione. È una festa perché sono i 10 anni del Festival Francescano, per cui è un compleanno anche da ricordare, da festeggiare. L'esperimento che faremo proprio con Non rassegniamoci puntini puntini alla bellezza è proprio quello di cercare di scovare insieme alle persone che ci saranno qui, agli ospiti, a tutti quanti, le persone che vorranno partecipare, quali sono proprio le notizie legate alla bellezza, le notizie belle, non quelle buone, le notizie belle, quelle che aiutano, che arricchiscono, che ci servono a fare un passo avanti. 2 ore al giorno allo stand sono presenti un frate francescano, una suora francescana e un francescano dell'ordine secolare che si intrattengono con le persone che vogliono dialogare con loro, proprio per far vedere un po' la gioia dell'essere francescani e anche la bellezza. Un'esperienza molto bella, anche proprio da volontario, è un'occasione per incontrare tante persone diverse, per conoscere anche realtà che magari non conosciamo e anche per rendersi poi utili a servizio degli altri.